Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a questa edizione del Freelance Camp Online dedicata all'internazionalizzazione dei freelance. Abbiamo persone collegate da un sacco di posti, poi dopo molte di loro parleranno anche qui sul palco e le altre, insomma, chiacchiereranno insieme a noi nelle stanze. Sono molto felice che riusciamo a esserci stamattina perché, lo dico subito, negli ultimi giorni, la settimana scorsa c'è stato un momento in cui abbiamo avuto, come dire, lo svarione di non capire bene se saremmo riusciti a far funzionare questa edizione online, perché noi eravamo pronti, non è la prima edizione online che facciamo naturalmente, le ultime che abbiamo fatto abbiamo sempre usato una piattaforma Opin che era perfetta per fare questo genere di eventi, ci permetteva di avere il palco, ci permetteva di avere le stanzette di chiacchiere collettive, di gruppo, ci permetteva di avere le chat a due e perfino se avessimo voluto anche gli stand degli sponsor, che in realtà non usiamo perché diciamo che quando siamo online poche persone hanno voglia di andare a visitare i palchetti degli espositori, ma abbiamo più voglia, ovviamente, giustamente, di parlare fra di noi e di conoscerci. E vabbè, quindi vi dico, eravamo molto tranquilli, avevamo tutte le nostre cose pronte, business as usual, come in ogni altra edizione, ci siamo incontrati online, visti online con Vudio, che è lo sponsor tecnico di questa edizione e che ringrazio tantissimo. Ci sono Fabrizio, Elisa e lo staff di Vudio in questo momento che governano tutte le parti, le questioni tecniche e che produrranno poi i video che nei prossimi giorni saranno pubblicati nel nostro canale YouTube e sul sito. Ed eravamo pronti semplicemente a configurare i dettagli dell'edizione all'interno di Opin. E siamo entrati dentro Opin e improvvisamente abbiamo scoperto che tutto il pricing di Opin era radicalmente cambiato. Fino a poco tempo fa c'erano dei piani mensili con un costo assolutamente ragionevole che ci permettevano di attivare, preparare tutto, usarlo a pagamento per un mese, fare il nostro evento online e farlo funzionare a dovere. E invece, insomma, non trovavamo più il modo per passare dal free al paid. C'era solo se chiedi una demo, parla con un commerciale. E vabbè, allora ci siamo rassegnati, abbiamo chiesto la demo per parlare col commerciale e ci hanno dato appuntamento tipo per questo lunedì, quando sarebbe stato assolutamente tardi per capire come far funzionare il tutto. Allora io gli ho scritto, gli ho detto, guardate, cioè, non ho bisogno di un pitch, just take my money, dammi il servizio. E lì abbiamo scoperto che Opin è diventata una piattaforma esclusivamente corporate, per cui per far funzionare il freelance camp avremmo dovuto attivare un piano trimestrale o annuale con dei costi totalmente deliranti. Per cui ci siamo trovati, come dire, col culo per terra ci siamo dovuti inventare un piano B. Per fortuna, diciamo, le soluzioni, la creatività e la conoscenza e la competenza non mancano, per cui abbiamo dovuto allestire, diciamo, in fretta e furia questo area all'interno del sito in cui in una pagina abbiamo il palco, nelle pagine invece abbiamo le conversazioni di gruppo. E devo dire, io prima sono fatta un giro nelle varie stanze di conversazione e mi sembra che tutto stia funzionando molto bene. Vedo anche che riesco a vedere la chat con i commenti di video, vedo tutti i vostri buongiorno, ne sono molto felice. Dopo vi rispondo privatamente uno per uno. E prima di dare il via ai talk, voglio chiaramente ringraziare tutto lo staff di Vudio, che è sponsor tecnico dell'edizione, tutto lo staff di Digital Update, perché senza di loro io veramente ormai arrivo al freelance camp così la mattina dico: qual è il programma? Cosa devo fare? Perché fanno tutto loro, sono proprio bravissimi, bravissimi. E soprattutto voi che partecipate, voi che siete nel club, voi che vi siete semplicemente iscritti a questa edizione per vedere di che cosa si tratta.
e che contribuirete con i vostri commenti e le vostre domande alla conversazione di oggi, che ha come tema principale appunto lavorare all'estero, lavorare con l'estero, lavorare con clienti non italiani, lavorare dall'estero con clienti italiani e internazionali. Una cosa che per chi è freelance, diciamo, è più possibile, è una potenzialità in più rispetto a chi ha un lavoro fisso per un'unica azienda. Naturalmente, prima di cominciare, ringrazio, come è giusto, gli sponsor che ci aiutano a realizzare il Freelance Camp, quindi Banca Etica, innanzitutto il main sponsor del Freelance Camp, ma anche SiteGround e Copreno, e Calamun, che altro sponsor tecnico sempre presente, che ci aiuta a rendere, a far funzionare tutto e a renderlo anche molto bello e molto piacevole. E direi che se dalla regia mi danno l'ok sul fatto che la nostra prima speaker sia pronta, direi che possiamo dare il via ai talk di questa mattina.